Cari amici di Telecosta Smeralda, un saluto dalla vostra Valentina Ligas. Nuova stagione di A Scuola di Sport Vivendo la Sardegna, il format in cui raccontiamo i benefici che si hanno nel praticare delle discipline sportive all'aria aperta. Poi lo sappiamo che poter praticare dello sport in Sardegna è un privilegio incredibile. Oggi vi racconteremo che cos'è il soft air. Sono Carla Mecucci, membro del direttivo dell'Ares TST, pratico soft air o airsoft da 4 anni. Carla Mecucci, alias Sci Joker, spiegaci come nasce questa disciplina e effettivamente che cos'è l'airsoft. Bene, allora l'airsoft è principalmente un'attività che si svolge all'aria aperta. È uno sport di squadra, viene definito anche in una versione più italianizzata soft air e in una maniera che stiamo cercando di sdoganare guerra simulata. Questo perché va a riprodurre delle situazioni tattiche simulative. Noi poi andiamo ad interpretare quelli che possono essere degli scenari comunque di conflitto, sempre mantenendo l'attività ludica al primo posto. Stiamo parlando di uno sport di squadra che va a testare quelli che sono i limiti della propria attività e va quindi a portare dei valori quali onestà e gioco di squadra, possiamo dire, proprio perché noi non abbiamo vernice come che ci segna, come i nostri cugini del paintball, possiamo definirli così. Quindi quando veniamo colpiti dai pallini, si chiamano così i proiettili che utilizziamo, dobbiamo andare a dichiararci. Carla, noi siamo all'interno di un kill house, è fantastico vedere questa realtà che è l'unica tra l'altro in Sardegna. Sì, questo vediamola anche un po' da vicino, continuiamo a parlare mentre camminiamo. Questo è il nostro impianto a Monserrato, è appunto una delle varie espressioni della disciplina, in quanto si può giocare sia in boschivo, quindi è proprio a contatto con la natura al 100%, oppure si può giocare in questi ambienti che riproducono delle situazioni più chiuse. Per esempio questo è una riproduzione di un appartamento di circa 50 metri quadri, dove si possono andare a creare delle situazioni interessanti, perché vai a sperimentare quelli che sono dei contatti, dei angoli un po' più stretti, ed è un gioco completamente diverso rispetto a quello boschivo, dove proprio hai magari i cosiddetti ingaggi, quindi puoi iniziare a vedere il tuo avversario a 80-90 metri di distanza, quindi devi andare un po' a capire quello che è anche la potenza della tua replica. Questo genere di impianto va a predisporre delle situazioni molto più ristrette, molto più chiuse, quindi un gioco di squadra portato al massimo livello. Qua se ti muovi da solo sei un bersaglio mobile. Ecco, hai parlato proprio di gioco di squadra, è un valore che lo sport trasmette e la vostra disciplina ne è un esempio. Sì, noi siamo fermamente convinti che l'airsoft sia uno di quegli sport portatori dei valori del gioco di squadra, perché muoversi da solo può essere solo in alcuni rari casi molto vantaggioso, altrimenti avere una persona che ti copre le spalle, fare un movimento di squadra può risultare nettamente più efficace. Abbiamo parlato di onestà. Eh sì, questo è il nostro più grande peso, ma anche il nostro più grande vanto, perché è vero che in un gioco c'è sempre chi bara. Qua particolarmente va a definire proprio le regole della situazione, perché noi non abbiamo vernice che ci segna, non abbiamo modo se non fidarci del nostro avversario per sapere, non solo, anche del nostro compagno di squadra, perché il fuoco amico vale. Se io accidentalmente colpisco un mio compagno di squadra è eliminato, quindi anche lì vale doppio. Perciò l'onestà è fondamentale, altrimenti si vanno proprio a snaturare le basi del gioco. E questi sono dei valori che sono fondamentali soprattutto per i più giovani.
Sì, noi abbiamo molti soci giovani, abbiamo anche soci che portano sulle spalle molta esperienza, quindi giocatori che hanno magari 30-35 anni nel settore, però stiamo cercando di costruire quella che sarà la nuova generazione di questa disciplina, facendoli appunto convivere per influenzarsi positivamente a vicenda, poter apprendere da chi è più esperto e quindi trovare quella che è la nuova generazione con i sani principi. Io sono Lorenzo Mameli, in arte Lorenzo Mameli, ho 23 anni, faccio il mago e quando non faccio magie gioco a soft air. Lorenzo Mameli, o Spartak. Sì, nel soft air mi chiamano Spartak, sì. Sei un mago e quando hai del tempo libero ti dedichi al soft air. Esattamente. O viceversa, no? Anche, si può vedere in entrambi i modi, però è più il contrario. Quando non faccio il mago faccio gioco a soft air. Sì. Com'è che hai iniziato a darti al soft air? Allora, in realtà io ci giocavo già da quando avevo 11 anni, però in maniera, nel senso, non sapevo che era illegale, perché se tu non giochi negli spazi dedicati sei un po' fuori legge, però ero piccolino, non lo sapevo, nella mia famiglia non lo conoscevano e comunque con i miei compagni di classe iniziavamo, andiamo in questo parchetto, dai, siamo noi, mettiamo gli occhialini. Ok, è iniziato così ed è una passione che mi porto da quando avevo 11-12 anni e adesso finalmente ho trovato un club che mi ha ospitato, sono ospitato un mago e adesso la porto avanti con loro. Perché oltretutto, spieghiamolo, per poter praticare il soft air esistono delle concessioni che bisogna utilizzare, soprattutto per... Non è che ci si sveglia e si decide di andare in un bosco. Così, perché in tanti non lo sanno, quindi questo va ribadito. Esatto, ogni giocatore di soft air nel passato l'ha fatto almeno una volta, perché non si sa, soprattutto qui in Sardegna, prima era ancora più sdoganato il soft air, era proprio per pochi, quindi non si sapeva questa cosa. Adesso ragazzi, mi raccomando, informatevi. E così deve essere, oltretutto non è semplicemente vedersi e giocare, diremmo a spararsi, no? Esatto. Ma esatto. Ci sono comunque degli allenamenti che voi come club seguite. Li seguiamo uno o due volte a settimana, ogni allenamento è a sé, alcuni allenamenti sono proprio allenamento fisico, altri su come dare supporto a dei compagni, insomma tante varianti di gioco che scopri perché è un mondo talmente tanto vasto e poi impari ogni giorno, in ogni allenamento impari qualcosa, anche se magari hai già fatto, lo rimpari. Poi lo sport nasce comunque con l'obiettivo di divertirsi e attraverso il divertimento poter trasmettere determinati valori come il rispetto e l'onestà. Onestà e rispetto su questo sport sono la prima cosa, in primis queste cose, poi tutto il resto. Poi vabbè, io faccio il mago, quindi diciamo che portare il divertimento, divertirmi è la cosa principale che guardo. È per questo che faccio questo sport, perché è veramente divertente. Ecco, che cosa hai potuto trasportare dalla magia sui boschi? Bella domanda. La magia dei boschi. Bella domanda, diciamo che essendo un po' snodabile, tra virgolette, mi aiuta a infrattarmi un po' dentro i cespugli, diciamo che mi nascondo meglio, però per il resto non aiuta tanto la magia in questo sport. Capisco. Oltretutto questo nome è Spartak. Allora, in realtà io oltre ad avere queste due passioni, cioè oltre ad avere la passione del soft air, ho una passione per la storia. Infatti in passato c'era un gladiatore di nome Spartaco, che era fortissimo, aveva sfidato anche l'impero romano, e appunto viene da lui. Perché a me piace molto sfidare, mi piace, diciamo, combattere, fatemi passare il termine, con gli altri, e quindi diciamo che ho preso ispirazione da lui. E soprattutto mi piace guidare il team. Il fatto di poter praticare una disciplina all'aria aperta è qualcosa di esclusivo, per cui no, ci si ritrova nel momento in cui si sta giocando e oltre a giocare lo si fa anche davanti alle bellezze della Sardegna. Certo. Molte volte vediamo dei posti favolosi, cioè, infatti molte volte con She Joker, l'avevo intervistata prima, facciamo foto, proprio abbiamo le macchine fotografiche, ci mettiamo negli orizzonti, nei panorami più belli e infatti il nostro Instagram è pieno di foto così, un po' bardati, però con dei paesaggi mozzafiato. C'è una stagione in cui consiglieresti di praticare? Sicuramente non l'estate, però si gioca, noi giochiamo anche d'estate, dipende da se soffri molto il caldo o no. E secondo me la stagione migliore è autunno-primavera, che c'è quel freschetto che
ti dà quello sprint di corriamo poco a poco. Tra le tante location che avete visitato, ne hai qualcuna a cui sei particolarmente legato? Allora, sì, alla mia prima 18 ore, che era la montagna di Villa Speciosa, dove appunto è stata la prima 18 ore, 18 ore in montagna, dove abbiamo dormito lì, abbiamo cenato, abbiamo giocato, abbiamo riso, ci siamo sparati, però diciamo che è un legame che mi porto presto, perché è stata la cosa più divertente che abbia mai fatto in questo sport, è stato molto emozionante, veramente, veramente bello. Dietro l'airsoft esiste un mondo, non si tratta semplicemente di uno sport, di una disciplina, di un gioco di squadra, ma proprio esiste una famiglia, esistono legami, esistono amicizie. Sì, il nostro club vuole essere un esempio di questo che hai appena detto, ovvero i nostri soci sono prima di tutto soci dell'associazione. Non sono persone, non sono numeri, fanno parte della famiglia dell'Ares. L'impianto che vedete oggi è il loro impianto. Poi c'è la possibilità di avere degli ospiti, graditi ospiti, però l'impianto è a loro disposizione dei nostri soci, perché abbiamo varie aree, abbiamo la possibilità di far addestrare le persone, quindi di fare dei veri e propri allenamenti, come funziona con qualsiasi altro sport. C'è un posto per tutti nell'area, se definiamolo così. Il fatto di poter praticare questa disciplina all'aria aperta è un privilegio. Ci sono delle località a cui siete particolarmente affezionati? Sì, allora, noi giochiamo molto, per esempio, al Monte dei Sette Fratelli, poi abbiamo anche delle concessioni a Ismolas e a Suleiminis, per esempio. Generalmente prediligiamo quelle che sono località collinari, pianeggianti. Non andiamo troppo sulle montagne, anche comunque perché siamo, per gli standard della disciplina, bassi, diciamo, perché ci sono club del continente, dell'Italia, che sono abituati a veramente delle pendenze fuori di testa, e quando vengono qui in Sardegna è come se stessero passeggiando, definiamolo così. Però sì, noi siamo veramente tanto a contatto con la natura e cerchiamo in ogni modo di preservarla. Come primissima cosa, sembra banale, però a noi ci piace rimarcarlo, utilizzare pallini biodegradabili, perché la natura va preservata e non ci piace lasciare rifiuti. Noi siamo anche dell'idea che ogni volta che andiamo in bosco dobbiamo tornare con qualcosa. Quindi se troviamo una cartaccia, una lattina, delle sigarette, noi ce le mettiamo dentro le tasche e le riportiamo a casa. Proprio perché è come se fosse la nostra seconda casa. Sono Leonardo Mereu, ho 14 anni, sono uno studente e pratico come hobby soft air. È un piacere vedere dei soci così giovani. Raccontaci com'è che è nata questa passione. Allora, questa passione è iniziata più o meno 2 anni fa. Diciamo che mi ha portato in questo mondo Lorenzo Mameli, che non è altro mio cugino,
mi ha coinvolto in questo mondo, soprattutto perché lui lo praticava già questo sport. Mi ha convinto, mi ha detto dai proviamolo. Allora io ho preso, diciamo, le cose più necessarie per iniziare questo sport e abbiamo iniziato a giocare. E poi dopo, diciamo, un annetto, eravamo alla ricerca di un club, abbiamo trovato l'STST, ci è piaciuto come club e come associazione e abbiamo detto perché no, iscriviamoci. E ora siamo qui. E oltretutto è molto interessante il fatto che ognuno abbia il proprio ruolo, al di là del momento in cui si gioca, ognuno all'interno dell'associazione ha un ruolo fondamentale. Tu ad esempio sei uno dei meccanici. Esatto, faccio parte del reparto della manutenzione, quindi non solo a livello dei meccanici del fucile, magari riparare le repliche, ma anche la costruzione del campo, nuove idee e progetti per diciamo nuove costruzioni. E quindi sì, ognuno di noi ha un suo reparto in cui è specializzato e diciamo che dà una mano all'interno del club per l'associazione. Oltretutto questo è un labirinto, prima ci siamo un po' addentrate con sì. Carla a fianco, ma voi riuscireste, una volta che siete dentro, ad uscirne? Certo. Sì, e dopo che ci giochi un po' lo impari come questo labirinto. Raccontaci quali sono le location a cui sei particolarmente affezionato, in cui andate la domenica tutti insieme. Allora, diciamo che il posto in cui sono più affezionato, come ha detto Lorenzo Mameli, è stata la mia prima vera e propria partita all'interno del club RSTST. È stata una 18 ore a Villa Speciosa, in un monte di Villa Speciosa, e quella è stata la mia vera e propria partita, la mia prima partita. E mi ci sono affezionato perché è stata la mia più grande esperienza a livello del soft air e quindi ci sono affezionato molto. Che domenica sarebbe senza il soft air? Ti capita? Mi capita perché io pratico due sport, pratico sia il soft air che il basket, quindi diciamo che se non riesco a trovare qualcosa a soft air trovo qualcosa nel basket e viceversa. Quindi diciamo che mi piace molto praticare lo sport, ho praticato qualsiasi tipo di sport, che sia dal uno sport individuale come il taekwondo fino ad arrivare qua a soft air, uno sport di squadra, lealtà e di unione. Che cosa ti ha insegnato e ti insegna tutti i giorni il soft air? Insegna molto soft air in qualsiasi ambito della vita. A livello pratico di gioco sicuramente sarà la lealtà e il rispetto sia dell'ambiente, delle persone che ti circondano e poi il gioco di squadra ovviamente. Perché senza gioco di squadra il soft air diciamo che non è niente. Ti immagini anche tu tra 10 anni come alcuni dei veterani che continuerai a praticare il soft air? Certo, spero soprattutto che... Allora io ambisco a rimanere in questa società perché mi piace l'ambiente, mi piacciono le persone e mi piace come è strutturata l'intera associazione. Infatti... soprattutto con la costruzione di questo nuovo campo che è l'unico in tutta la Sardegna, dal Ground Zero Tactical Village. Oltretutto si respira il divertimento che c'è quando state tutti insieme, questo è un aspetto fondamentale. Eh beh, certo, se non c'è divertimento non c'è neanche lo sport, perché lo sport senza divertimento non è vero e proprio sport. È la prima regola, diciamo, se non è l'importante vincere ma è più importante magari divertirsi e giocare. Mettersi alla prova. Oltretutto stiamo parlando di una disciplina per cui è raro vedere delle donne. Purtroppo sì, è ancora una disciplina diciamo in via di sviluppo su quel frangente. L'RSTST da poco ha iniziato ad avere delle iscrizioni da parte di donne, siamo molto contenti ed è ancora più raro avere delle figure femminili in posti di direttivo, quindi, per esempio come la mia figura, proprio perché è una disciplina che è entrata nel collettivo come prettamente maschile. Anche tutto quello che riguarda l'abbigliamento e l'attrezzatura è prettamente per tagli maschili, quindi bisogna adattarsi. Si può fare, assolutamente, stiamo aspettando che comunque venga aperta la visione anche per un pubblico femminile, però niente vieta comunque di potersi adattare, magari devi prendere una taglia di pantaloni un po' più piccola perché sono taglie maschili, però
però si può fare. Speriamo comunque che in un futuro si possa avere più partecipazione femminile, e siamo pronti ad accogliere tutte le richieste e le domande che si possono avere sicuramente. Perché consiglieresti a qualcuno il soft air? Perché ti sfida a superare i tuoi limiti. Nel senso, anche il fatto di dormire in montagna, anche se sei in un luogo al chiuso, comunque sei in montagna, sei in mezzo alla natura, in mezzo agli animali, potrebbe arrivare un cinghiale, ok? Sei protetto, però comunque c'è quella paura, quindi è un limite e ti aiuta a superarlo. Oppure anche il fatto semplice di mangiare di tutto, perché anche quello nella vita serve. Perché se vai all'estero, non fanno i piatti che fanno qui in Sardegna, non ti piacciono, sei abituato che qualsiasi cosa hai davanti la mangi. Che cosa ti ha insegnato il soft air? Molto il gioco di squadra. Cioè io vabbè sono uno che la squadra è la principale, ok? Però qui è amplificato il gioco di squadra, perché se giochi da solo sei eliminato a prescindere. Ares TST nasce nel 2022 ma vanta tantissima esperienza. Sì, dell'acronimo di Assault Reconnaissance Support Tactical Simulation Team, ovvero i pilastri portanti sui quali abbiamo costruito l'associazione. L'assalto, il supporto, la ricognizione, quindi le varie branche della disciplina, e poi siamo un team di simulazioni tattiche. A noi piacciono molto le simulazioni dove si va a creare un contesto di gioco. I nostri soci hanno davvero una varietà di anni di esperienza assurda. Abbiamo soci che hanno 30-35 anni, facevano parte dei primissimi club fondatori e pionieri della disciplina, fino a persone che proprio hanno abbracciato la disciplina conoscendoci, e sono, diciamo, il nostro orgoglio quello, perché proprio ci fa piacere che le persone possano approcciarsi e scoprire una nuova passione. E siamo contenti che la nuova generazione possa apprezzare e ambire ad andare, quindi speriamo presto di poter sbarcare anche lì su quel fronte di attività. È molto bello perché poi oltretutto il rapporto all'interno dell'associazione non si sofferma alla domenica in cui si gioca, no? Esatto. Ma ci sono anche tantissimi altri momenti, diremmo, sì, estemporanei, no? Esattamente, soprattutto qui all'Ares TST, che abbiamo la location per giocare ai videogiochi, fare video, insomma abbiamo tante tipologie di hobby che portiamo tutti quanti i soci, ci riuniamo, come magari il sabato sera non si esce, ragazzi venite tutti al campo, giochiamo a Play, fa una cosa del genere, giochiamo a Monopoli, giochiamo, insomma ci si ritrova sempre, quindi è una bella realtà, è famiglia, si respira famiglia. Cioè, infatti molte volte noi i Natali, i Capodanno li passiamo qui tutti assieme, perché è famiglia, è la seconda famiglia, ognuno ha la propria, però questa è quella che ti rimane qua. Come ti immagini tra 10 anni? Pensi che continuerai sicuramente ad essere un software player? Sì. Mi immagino magari più vecchio, con più acciacchi, però sì, mi immagino sempre giocando. Perché poi oltretutto ci raccontavate fuori onda che come dire, avete un'associazione variegata, dai più giovani a chi ha qualche annetto in più, sì, fino anche ai 60 anni, sì, insomma, perché non c'è età. Si può giocare anche oltre, se il fisico lo permette si può giocare anche oltre. Però sì, adesso stiamo cercando di prendere nuove leve dai 14 anni, anche leggermente di meno, insomma, dipende dal ragazzo o dalla ragazza ovviamente. E comunque sono tutti benvenuti. Se dovessi avvicinare il software alla vita di tutti i giorni, che cosa utilizzeresti proprio della domenica del software nella tua vita quotidiana? Riuscire a trovare, diciamo, una soluzione in qualsiasi difficoltà, come nel software. Se tu non riesci a fare qualcosa, spingersi a superare il tuo limite e riuscire a farcela.